Anna Maria Quarantini, romagnola di origine ma marottese di adozione, oggi ha compiuto il suo 100° compleanno. Nata ad Imola il 5 dicembre del 1918, è passata attraverso i due conflitti mondiali che hanno lasciato però su di lei un segno indelebile, avendo perso un arto inferiore passando purtroppo sopra una mina tedesca che l'ha costretta così su una sedia a rotelle. Ma dopo 65 anni passati ad Imola, nel 1983 si trasferisce a Marotta dopo la pensione del marito che ora non è più in vita. Oggi quindi grande festa in casa Quarantini, dove un piccolo rinfresco è stato preparato per i parenti e gli amici che hanno voluto salutare la centenaria. Questa mattina però, poco dopo le 11, circondata dall'affetto della sua unica figlia che abita assieme a lei, tre nipoti ed una giovane pronipote calata perfettamente nelle vesti di una fotoreporter per la sua bisnonna, ha ricevuto anche l'emozionante visita del primo cittadino Nicola Barbieri, che fiori alla mano e fascia d'ordinanza si è recato personalmente a casa della centenaria per portare il saluto dell'intera comunità e gli auguri personali per questa cittadina molto speciale. Signora, allora quanti sono questi anni? Certo. Tanti? Tanti. 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 Però ha visto quanto affetto i nipoti. Ah sì. È contenta? Sì, sono proprio contenta. Il sindaco, tutti gli amici. Tutti. Allora facciamo un grande auguro. Come ringraziarvi, Ma a Mondolfo e Marotta, oltre ad Anna, ci sono altri tre ultracentenari che risiedono nel comune, segno che per la collina o la brezza di mare, aria buona, buon cibo ed affetto, in questi casi, fanno la differenza.